Aia. Che fai da ragazzi, oh? Mamma mia. Beh, però vedi, scusa, allora, Enrico Venti, che è Ivo Avido, sì, è una persona molto colta e ti ha detto che non hai detto tutto corretto, Fabio. Quindi, no, vedi, urlava nei corridoi, massa di ignoranti! Bestie, allora, voi dicevate, allora, uno che Equitalia l'aveva creato Bersani e l'altro Tremonti. Sì. In realtà Bersani, con un decreto che si chiama Bersani-Visco, li ha armati. Cioè, prima Equitalia esisteva e poteva fare delle robe. E l'ha creata il governo Berlusconi 3, se non sbaglio. Allora, Castelli, che era ministro della giustizia, e Tremonti, che era il ministro delle finanze del governo Berlusconi 3, hanno creato Equitalia, che si chiamava Riscossione SPA, e poi ha cambiato nome. Perché prima di quello c'erano delle piccole aziende private, recupero crediti, operavano per l'agenzia delle entrate. È normalissimo. Poi Bersani invece gli ha dato le armi, cioè gli ha dato il potere di potersi appoggiare sui dati sensibili che il governo aveva. Ma il problema sai qual è, più che altro? A parte il modo in cui hanno operato negli ultimi anni, che è terrificante, vabbè, tutti quanti abbiamo subito. Cosa c'hai tu? No, ma a me mi fa ridere tantissimo, perché forse gli italiani non lo sanno, ma i vostri debiti hanno un valore economico. In che senso? Allora, tu forse non lo sai, ti faccio un esempio. Sì. Se tu devi dei soldi a Vodafone, tipo Paolo Noyes, no? Sì. Devi dei soldi a Vodafone perché ti hanno truffato, di non te li voglio dare. Ma Vodafone non ti ha truffato, diciamo un nome a caso. Sì, sì, ovviamente, sto girandoci intorno. Giorgiophone, famoso Giorgiophone. Ti danno il 20 mega e funziona a 3. Sì. Comunque, stavo dicendo. Giorgiophone, cioè. Sì. Allora, quando tu hai un contenzioso e ti vogliono recuperare i soldi, non ce la fanno, vendono. Sì. Se tu gli devi 1000, il tuo debito a un altro. Il tuo debito a 300 euro a una società che si occupa di riscossione. Ok. Loro, se ce la fanno a recuperare i soldi, è bene, se no rivendono a un'altra società il tuo debito finché non ci sarà qualche stronzo che ce la fa. Ma non ci credo. Perché comunque costa tanto andare in contenzioso, in tribunale, giudici pace, riuscire a recuperare i soldi. Quindi ha più valore il fatto che i tuoi soldi, il tuo debito, io lo possa rivendere a un altro. Beh, tu sai che se tu hai una cartella esattoriale, le persone che te la portano a casa e te la recapitano e tutto, poi prendono una percentuale, lo sai, se riescono a portare a casa qualcosa. Cioè, una percentuale. Ma ragazzi, è lo stesso discorso col debito della Grecia. Per questo che si accaniscono. Cioè, anche la Grecia, il debito della Grecia è la stessa cosa. Germania e Francia si sono comprati il loro debito e hanno commerciato il loro debito. Certo. La stessa cosa. Sì, sì, però ti posso dire una cosa. L'America è nelle mani dei cinesi adesso. È il debito pubblico, sì, è cinese. Tutto. Comunque è una cosa controcorrente. E ragazzi, scusami, la società che stampa i soldi, perché tutti pensano, il dollaro americana. Americana. Il dollaro non lo stampano gli americani, il governo americano. C'è una società privata, pare del gruppo Bilderberg, sai, quel giro lì, che stampa i soldi. Quindi ogni volta che il presidente decide che deve far girare il denaro frusciante, la lira, deve andare da questi, e il dollaro lo paga ovviamente di più. E quindi, Ale, inflazione, tutti i cazzi. In più il debito con la Cina, scusa, stavi dicendo. No, è giusto quello che. No, io ti dicevo che vado controcorrente, però ragazzi, se uno ha un debito, qualcuno questi soldi deve pure recuperare. Certo. Cioè, il problema di Equitalia non è tanto Equitalia è una merda. Se Equitalia chiude, apre Equigiovanni. Perché se tu devi allo Stato un 3.000 euro di una multa, e quello glielo devi dare. Ma il problema è sono gli interessi che vengono appoggiati su queste cifre, che sono esorbitanti. È solo quello il problema. Quello è il problema. Solo, cioè, uno perché se tu prendi una multa di 50 euro, non è possibile che dopo un anno diventa di 1.000. Perché cosa c'è? Mi ha appena chiamato il recupero crediti di Franco. No. Ho messo giù la cornetta adesso. No, chiamali. Franco Fo, non era Giorgio Fo. Adesso è Giorgio. Ha passato il debito, Franco l'ha comprato da Giorgio. È bello che ti mandano le raccomandate. Siamo nello studio degli avvocati. Guardi, che se non ci dai i soldi entro una settimana, noi partiamo con tutto il recupero crediti, le portiamo via a casa. Animali domestici, tutto quello che hai. Animali domestici. Piante. Dopo un anno ti chiama un altro avvocato. Guardi, sono del recupero crediti. Ma scusi, ma quello di prima. Non sappiamo di cosa sta parlando. Con la stessa voce i baffi. Come fai a vedere? Proprio fa frusciare i baffi così. Senti, baffi, non sono io. Una soluzione c'è. Pagare i debiti. Pagare quello che si deve pagare nel tempo in cui si deve pagare. Ti arriva una multa da 29 euro, vai in posta, la paghi e non c'hai problemi. Non è proprio così. A un conto tu sei uno stronzo, prendi una multa, sai di averla presa, te ne sbatti i coglioni, a parte le tasse che vengono applicate, gli interessi, robe varie. Poi purtroppo succede che in questo paese ci sono delle categorie che dovrebbero avere delle responsabilità. Dico commercialista, per esempio, che dovrebbe avere delle responsabilità, che se fa delle cazzate va lui
paga lui. Invece in Italia no, sono protetti, quindi il commercialista se ne sbatte il cazzo, fa tutte le cagate con la tua vita e poi è là bello sereno e grasso che si piglia gli schiaffi alla formaggeria, capisci? Ma Fabio ha ragione, cioè in teoria quando hai un debito tu lo devi pagare, ma, è giusto, bravo. Però siamo sempre il paese nel quale tu ti nascondono gli autovelox, ti mettono dei cartelli sparsi in giro per la città come ci potrebbe essere la segnalazione elettronica della tua velocità e te la mettono in e culo te la pinzano sì, nel ma culo. Se il limite è 60 non è che se lo sai o non lo sai, a 60 devi andare. No dai, ascolta, ci sono dei punti, dai, ci sono dei punti dove il limite è in bar, come fai ad andare a 40 all'ora su una statale? Lo fanno apposta per rubarti i soldi. Esistono macchine senza navigatore satellitare adesso, no, qualsiasi no. navigatore satellitare ti dice qual è il limite di velocità in quel punto lì ormai. Qualsiasi navigatore satellitare, sai che io godo come un bastardo se adesso tu da oggi fino alla fine del mese prendi 70 milioni di euro di multe. Però sto giro ha ragione, ragazzi, però anche te arrivate qui Italia. Sì, ma a me è arrivata, io ho pagato, avevo 453 euro, sono andato là, li ho pagati, appena mi è arrivata l'ho pagata, basta, fine. Cazzo, non ho più debiti. 400 euro di Equitalia, incredibile. A me mi arriva di conto da McDonald's. Sei uno che spendi. Ho capito, 400 euro da Equitalia. Sì. Ma te è arrivato da Dio. È arrivato il conto degli ultimi 10 anni, però. Minchia, 10 anni! Ma non sottraiamo altro tempo al maestro. Bravo, bravo Paolo. Vedo che sta imparando la lezione, perché anche oggi, signori, lui ci renderà felici, sereni, ci regala un sorriso, perché arrivano i filmissimi del Gran Maestro. Dai, ridiamo!